I bambini in questo film, le cose che ci hanno colpito sono state che il bambino nella borsa ci ha sorpreso e ci ha colpito l'ultima parte quando lei ritorna e si fa arrestare al posto della sua amica. Poi la madre era molto vigile e il ragazzo più grande voleva farsi carico dei problemi della famiglia e si mostra di essere più maturo della sua età. Poi il personaggio di Marco nell'onda assomiglia molto al ragazzo più grande perché tutti e due cercano di cambiare la situazione in cui si trovano. E secondo noi l'inizio è angosciante rispetto alla seconda parte del film e che la donna bianca Ray dà coraggio alla sua amica per riprendersi il figlio dalla frontiera. Questo film americano si differenzia anche dagli altri perché accomuna due donne povere, mentre negli altri film si vedono solo famiglie ricche e felici. Anche se tra le due comunità, quella dei e quella americana, si nota una certa unione e complicità tra le due donne nel contrabbando. La situazione del bambino nella borsa, più forte. La situazione del bambino nella borsa e quella della donna straniera sono molto simili con la presenza in casa di un televisore. Non avere i soldi per comprare cibi diversi e più sani dei popcorn e dell'aranciata si contraddistingueva con la presenza in casa di un televisore costoso.